Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non mi vedrete perché i protagonisti del video sono i miei rossetti I Am di Pupa. Li vedete tutti qui. Mi avete richiesto questo video, vi ho fatto già dei video con degli swatch sui rossetti di MAC, sui rossetti di Kiko, che magari vi linko giù nell'info box. E oggi vi parlo appunto degli I Am di Pupa, che sono dei rossetti che a me piacciono tantissimo e che io vi straconsiglio. Il packaging di questi rossetti è molto carino, molto semplice. Potete vedere questo bussolotto così in argento, lucido. Ci sono anche delle versioni con il packaging dorato, ma diciamo quelli che io fanno parte di alcune limited edition che comunque io in questo video vi mostrerò. Esistono due texture, abbiamo la texture cremosa e la texture matte. Ed esiste, se non sbaglio, adesso anche una versione metallica. Quelli che io preferisco di più in assoluto sono i creamy, che sono appunto dei rossetti molto molto pigmentati, molto confortevoli, che durano tantissimo sulle labbra, non seccano e devo dire sono davvero molto confortevoli, e ci sono dei colori bellissimi. Allora vi faccio vedere il primo, che è il numero, vediamo un po' se riesco a leggere bene, 406, che è praticamente questo fantastico fucsia molto molto acceso. È bellissimo questo colore, come potete vedere, sicuramente molto molto estivo. E adesso vi vado a fare subito uno swatch. Come potete vedere sono molto pigmentati, molto cremosi, e questo colore è bellissimo, proprio pieno pieno pieno, un bel fucsia, perfetto per la stagione estiva. Ovviamente io vi faccio gli swatch e vi faccio passare anche in sovraimpressione il numero dei colori, così insomma non vi perdete la numerazione se la dico soltanto a voce. Il prossimo che vi faccio vedere è il numero 407. Anche qui restiamo su un color fucsia, però in questo caso siamo più su un color fragola, quindi con un po' più di rosso all'interno. Molto molto bello anche questo rossetto, guardate che meraviglia, ha un colore splendido. Devo dire che io ho diversi di questi fucsia per quanto riguarda gli I Am di Pupa, perché ritengo che sia il brand che fa più fucsia in assoluto secondo me, e sono anche i più belli. Il prossimo che vi mostro è il numero 413, e come potete vedere è un altro fucsia. Il 413, quando uscì, diventò molto famoso questo rossetto, perché è un fucsia molto bello, molto molto acceso. Guardate, vedrete comunque che è anche molto diverso rispetto a quelli che vi ho fatto vedere, perché è un fucsia, per intenderci, un po' più simile al Candy Yum Yum di MAC, che però secondo me rimane meno portabile, è troppo eccessivo. Questo invece, anche per la texture che ha, che è un po' più cremosa, secondo me è più facile da indossare rispetto al Candy Yum Yum di MAC, che invece ha quella texture anche un po' più asciutta, che mette in evidenza le pellicine, e quindi questo potrebbe essere una buona alternativa. Poi vi faccio vedere il numero 107, che è famoso per essere, se non sbaglio, il dupe di Craving di MAC. Ora non vorrei dire una eresia, ed è questo nude rosato, davvero bellissimo, super super elegante, molto versatile, perfetto anche per, scusate mi sposto, per questa stagione. Cioè guardate la bellezza di questo rossetto, è molto molto elegante, un bellissimo nude, perfetto per tutte le occasioni, per tutti i tipi di make up, perché risulta molto elegante, molto sobrio, non eccessivo, quindi anche perfetto da abbinare magari con degli smokey eye sui toni del marrone, del grigio, veramente un colore molto molto bello. Il prossimo è il numero 412, e qui torniamo ai fucsia. Qui siamo in una versione ancora più fredda rispetto al 413, perché è un fucsia ancora più, come dire, Barbie,
come potete vedere è molto più chiaro, più un rosa confetto, ma è molto molto carino anche questo. Sono tre tipologie, quattro tipologie di fucsia, ma davvero molto molto differenti tra di loro. Molto carino anche questo, ma veramente molto molto estivo, e quindi carino da portare con una pelle un po' più abbronzata. Il prossimo è il numero 402. Il 402 invece è più un color, come dire, papaya. È un bellissimo color, un colore fruttato che fa pensare ai cocktail estivi. Molto molto bello anche questo come colore, ma anche questo veramente super super estivo. È più avvicina, più rispetto a questo è più un color corallo, molto molto carino anche questo. Diciamo che questo è un video insomma per le amanti di queste colorazioni qui molto estive, i fucsia tipo me, perché io li adoro in estate soprattutto. Poi vi faccio vedere il numero 411. Questo invece è proprio un color più che corallo, forse questo è più un color geranio. Guardate quanto è bello questo colore. Pupa fa delle colorazioni così estive fantastiche, ma dovete vedere proprio la grana del rossetto. La texture è bellissima e hanno una pigmentazione elevatissima, perché già dalla prima passata voi vedete sulle labbra proprio la colorazione del rossetto senza dover fare 2000 passate. Poi vi faccio vedere il numero 405, e qui ragazze guardate che meraviglia. Il 405 è un altro rossetto di Pupa diventato molto famoso quando uscì, proprio perché ricorda anche lui il Candy Yum Yum di MAC, quando praticamente era praticamente uno dei rossetti più desiderati dalle donne. Questo gli si avvicina veramente veramente tanto, però ha una texture secondo me migliore rispetto a quello di MAC, è molto molto cremoso, e soprattutto questi rossetti hanno una durata che è veramente pazzesca. Adesso vi mostro gli unici due matte che io possiedo, e di questi rossetti vi posso dire che sono splendidi. Hanno una texture molto sottile, sulle labbra sono super super vellutati, sono vellutatissimi, non seccano assolutamente le labbra, non segnano le pieghette, rimangono molto confortevoli e hanno anche una ottima durata. Il primo che vi mostro, i colori sono scritti talmente piccoli, è il numero 031. Che è un favoloso nude rosato molto tendente al malva, quindi molto nelle mie corde, nel senso che io adoro i rossetti nude, ma principalmente adoro i rossetti malva. Adesso vi faccio vedere questo rossetto, guardate che bellissima texture che ha. Per essere un rossetto matte, vedete, ha una scrivenza altissima, è molto molto leggero, vellutato, scorrevole quando lo andiamo ad applicare, e quindi molto confortevole. Quindi lo 031, ragazze, ve lo straconsiglio, è un colore stratosferico bellissimo. E poi vi faccio vedere, sempre questo è anch'esso un nude, è il numero 011. Questo è sempre un color malva, ma io lo trovo leggermente più freddo, con una punta in più di grigio, e adesso lo swatchiamo qui così potete farvi un'idea. Ecco, io qui ci vedo una punta in più di grigio, è leggermente una tonalità leggermente più scura, però rimaniamo sempre sui toni del malva, trovo che sia anche questo un colore fantastico. Poi io ho tre di questa tipologia che io in questo momento non ricordo a quale edizione limitata appartengano, però ve li faccio vedere perché negli store che espongono Pupa ci sono spesso queste limited edition, magari di qualche anno precedente, perlomeno io riesco a trovarli al Tulipano. Allora, il primo è questo, e come potete vedere ha questa confezione così oro e la scritta Pupa non in rosso ma in rosa,
questo in particolare è il numero 004. E anche qui parliamo di un colore molto estivo, perché questo è proprio un classico color corallo che adesso vi faccio vedere, che tra l'altro oddio, non assomiglia, pensavo che gli somigliasse un po' di più. Questo è molto molto più aranciato, qui abbiamo parecchio rosa, quindi è un colore molto molto bello questo, soprattutto molto molto estivo, ed è il numero 044. Poi quest'altro, che invece credo fosse una limited edition invernale, come potete vedere ha la scritta pupa in questo color viola, ed è il numero 002, che è un bellissimo color berry, molto molto bello anche questo. Vi faccio uno swatch, però considerate, guardate, io ho ste vene che praticamente mi fanno fare tutti questi swatch tutti storti. Considerate che però pupa in collezione, sicuramente tra quelli crini che vi ho fatto vedere, ha sicuramente un berry di questo genere. Questo è un colore veramente molto molto bello, molto elegante. Su questo genere di colore però bisogna comunque stendere sulle labbra applicare sulle labbra una matita per delineare il contorno, per riempire le labbra, perché così la colorazione appare molto più compatta e più piena. E poi quest'altro, che era appunto una limited edition, credo natalizia, forse dell'anno scorso, ed è il colore numero 312, e qui stiamo proprio su un color mirtillo, veramente molto molto scuro, anche se sulle labbra non è poi così così scuro, ed è un colore splendido. Guardate quanto è bello, molto più tendente al viola rispetto a questo, che è più un color vinaccia, ma comunque molto molto bello anche questo. Credo proprio che comunque nella gamma colori permanente di pupa esistano comunque delle colorazioni molto simili a questi tre che vi ho fatto vedere, che erano in limited edition. Vi faccio vedere così una panoramica generale. Il fucsia l'ha fatto da padrona, quindi se c'è tra di voi qualcuno che ama il fucsia, sicuramente rimarrà folgorata da qualcuno di questi fucsia, perché sono davvero molto belli. Dunque ragazze, io vi ringrazio per aver visto il video. Adesso ho un po' di tempo, quindi molto probabilmente vi registrerò quello sugli swatch dei rossetti Wycon, anche quello un video molto molto richiesto. Io intanto vi ringrazio come sempre, e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!